Una buona serata, ben ritrovati, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per analizzare quello che è accaduto, ma soprattutto quello che accadrà domani in casa biancorossa, perché dopo il successo contro la Paganese domani si torna in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Teramo che alle 15 avrà una trasferta complicata sul campo della Virtus Francavilla. Poi ovviamente nel corso della serata vi faremo vedere i passaggi salienti della conferenza stampa di presentazione di questa mattina di Bruno Tedino. Teramo che già in Puglia, faremo anche una valutazione di quelle che potranno essere le scelte di domani alla luce del 2-1 di domenica. Perché? Perché il Teramo è tornato a vincere, lo ha fatto di nuovo al Bonolis, i tre successi fino a questo momento sono arrivati sempre in casa e soprattutto la gara di domani ha una valenza fondamentale, perché il Teramo fino a questo momento in trasferta ha raccolto solo un punto a Rende. In una serata di Champions League che è appena iniziata esattamente come noi, ma noi dureremo un po' di meno, quindi se volrete state con noi, poi magari vi vedete il secondo tempo oppure potete fare zapping da una parte all'altra. Scendono in campo due italiane, l'Atalanta a Manchester contro il City di Guardiola, la Juventus in casa contro la Lokomotiv Mosca. Sono molto preoccupato, già ho cominciato a scrivere, grazie per tutti quelli che ci scriveranno, molto preoccupato per Costa Ferreira. Secondo me oggi Tedino si è fatto scappare che lui ha un problema alla caviglia, che forse è il motivo per il quale abbiamo aspettato tanto per vederlo in campo. In effetti ha detto Tedino che ha un piccolo fastidio alla caviglia. Domani, vi anticipo già qualcosa, ma queste sono veramente indicazioni nostre, domani non dovrebbe partire dal primo minuto Costa Ferreira, poi vedremo effettivamente se sarà così. Lo faremo con voi al 392-623-7060 se ci volete scrivere, WhatsApp o SMS tradizionali, oppure come commento classico sotto la diretta Facebook. Saluto gli ospiti di questa sera, ritrovo con piacere Aldo Fattore. Ciao Aldo. Buonasera. Peraltro noi domenica ci siamo sentiti tra primo e secondo tempo di Teramo Paganese per fare una valutazione di quanto ti ho chiamato io per dirti che appunto per la prima volta dopo la partita che ha giocato con Rende a Vibo Valencia ho visto un bel Teramo. Un bel Teramo. È Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Salve, buonasera. A proposito, è un piacere immenso trovare la memoria storica del Teramo. Sì. E già prima stavamo parlando che non del Teramo di un... Mi hai confessato che l'hai conosciuto con il Teramo della gestione Balugani? No, io ho conosciuto lui ormai più di 40 anni. Mi ricordo c'era l'allenatore del Teramo Balugani, e io ero stato a pranzo io, Carmine Rodomonte Balugani, dalla trattoria dello Zoppo, che poi è morto quel ragazzo, e incontrammo lui che stava prendendo il caffè al caffè al centro. Da allora poi ogni volta che sono andato a Teramo l'ho sempre incontrato, e posso dirti che è sempre un piacere vedere lui, ma non solo, andare anche a Teramo. Questo non è una sviolinata, no, ci mancherebbe. È proprio che è una città dove mi sono trovato bene come lavoro, prima di tutto ho conosciuto grandi persone, uno è il nostro amico comune Carlo Mordente, grande Carlo, e sì. Quindi e poi con lui siamo sempre scambiati idee, anche adesso parliamo intanto del Pescara, è vero o no? Come no? E quindi comunque sei rimasto soddisfatto della partita? Per la prima volta, sì. Di domenica contro la Paganese. Oh, Francesco, te invece immagino altrettanto, nel senso che ne abbiamo parlato anche dopo la partita, forse per la prima volta si è visto un Teramo dal grande ritmo, soprattutto in fase offensiva, forse è quello che gli è sempre mancato a questa squadra. Beh sì, era mancato fino adesso, soprattutto il ritmo, la velocità nelle azioni, anche una buona dose di determinazione o di rabbia, tutte qualità che sono state messe al servizio da parte dei singoli, al servizio della squadra. Si è visto un ottimo gioco, azioni ben orchestrate in velocità, soprattutto nel primo tempo. Poi la ripresa era, diciamo, prevedibile dopo un ritmo frenetico tenuto nel primo tempo, che nella ripresa la squadra potesse scendere come velocità, come ritmi, e badare solo a cercare di non prenderle, non le avrebbe prese se non ci fosse stato l'intervento, siamo buoni, inopportuno da parte di Piacentini con il rigore. E finalmente una prova
che tutti si aspettavano, prima, in primis Tedino, e quindi lascia ben sperare per il prosieguo del campionato. Dico subito che forse adesso viene il difficile, in questo senso, perché questa squadra ha dimostrato, perché non l'avevo mai visto, ma in tanti erano fiduciosi, che ha le qualità per giocare a ottimi livelli e per recitare un ruolo di primo piano nel corso della stagione. Adesso ci si aspetta le conferme, perché puoi anche non vincere determinate partite, magari domani, però ci si aspetta soprattutto la conferma, e qui è stato chiaro Tedino, la conferma da parte di tutti i giocatori di esprimersi ai livelli massimi visti, o ai livelli migliori visti domenica scorsa. Il rendimento fuori casa, che è il primo tema che affrontiamo, lo facciamo, Aldo, partendo proprio dalle parole di questa mattina di Bruno Tedino, che ha parlato di quello che è il rendimento lontano dal Bonolis, che fino a questo momento è stato deficitario della squadra biancorossa. Lo ascoltiamo e poi facciamo una valutazione anche con l'ausilio di una schermata. Ci sono state partite e partite, fuori casa abbiamo fatto due partite, una partita veramente scadente, un paio di partite buone e le altre mediocri. Dobbiamo migliorare fuori casa l'atteggiamento, secondo me, dobbiamo avere un atteggiamento che non c'entrano tanto i numeri, o se è 4-3-3 o rombo, cioè non è questo che dobbiamo andare in cerca. Secondo me dobbiamo andare in cerca invece di superare anche il muro, diciamo, dell'ambiente, no? Cioè, delle volte noi abbiamo giocato su campi, diciamo, con molta gente, con molto entusiasmo, e quindi non ho mai visto l'entusiasmo della gente a far gol, però è anche vero che una mano te la danno. Ecco, quello che volevo anche dire, mi date la possibilità in una conferenza stampa pre ma post, domenica noi in casa abbiamo sentito, nel momento di difficoltà dopo il calcio di rigore, abbiamo sentito il calore di tutto il pubblico, non solo della curva o comunque di altra gente, tutto il pubblico ha partecipato, perché, e questo lo sentiamo, noi lo sentiamo tantissimo, come è giusto che sentiamo i fischi quando finisce la partita se facciamo male, però questo è stato, secondo me, un mattoncino importante che ci ha dato il pubblico per superare una difficoltà che si era creata indirettamente, e quindi noi dobbiamo essere bravi fuori casa ad avere un atteggiamento superiore, che non è la personalità, perché la personalità ce l'hai in casa e anche fuori, non è quello, però dobbiamo avere, secondo me, superare un gradino nell'atteggiamento iniziale per poi portarlo alla fine. Vediamo un po', Aldo, con l'ausilio di una schermata, il rendimento del Teramo, la differenza tra le partite giocate in casa e quelle giocate fuori, che è abbastanza impietoso. Ecco qua, noi abbiamo soprannominato "che fatica la vita fuori casa". 3 vittorie, 2 pareggi al Bonolis, 4 sconfitte e un solo pareggio, peraltro, contro il Rende. Partendo dalle parole di Tedino, ma com'è possibile che una squadra abbia un rendimento così diverso quando gioca in casa e quando gioca fuori? Ma io onestamente non me lo spiego, però quello che mi lascia veramente senza parole sono le prestazioni in trasferta. Perché, per esempio, tu hai perso a Catanzaro, sei partito proprio, la squadra votata alla sconfitta, proprio mentalmente. Stessa cosa ad Avellino. Hai giocato benissimo, forse la miglior partita fuori casa a Vibo Valencia contro il Rende, che hai sbagliato di tutto di più e hai pareggiato. Ma quella partita, proprio dove mi ha lasciato senza parole, è la partita di Monopoli. Io penso che quel giorno, se la partita fosse finita, correggimi se sbaglio, 4-5-0 per il Monopoli, non ci sarebbe stato niente da dire. No, però secondo te come si affronta a livello all'interno di una società, per esempio, che cosa si dice ad un allenatore quando ci sono risultati così diversi? Cioè, ci si fa una chiacchierata? Io ti posso dire una cosa, io sono uno di quelli che ha criticato aspramente Tedino, anche perché in casa è vero che ha fatto risultati, ma tieni presente che il Rieti c'ha 2 punti, uno l'ha fatto a Teramo, quindi non è che ha fatto grandi prestazioni, e per assurdo domenica scorsa, che è stata la più bella prestazione del Teramo,
perché è stata la più bella partita sia in casa che fuori, per una fesseria fatta da un giocatore ha rischiato di mettere a repentaglio una vittoria che fino a quel momento era cristallina. Io non ti so, la stessa cosa sta succedendo se vedi al Catania. Ha cambiato allenatore ufficiale. Non si può, con tutto il rispetto per il Villa Vibonese, non si può perdere 5-0 a Catania. Probabilmente c'è qualcosa nella mentalità o nel modo di interpretare le partite dei giocatori, perché non si spiega diversamente. Vedi, a Potenza, per esempio, il primo tempo, tutto sommato, la squadra ha giocato con attenzione e tutto quanto. Però il secondo tempo si è praticamente abbassata di 20 metri, sì. e ha detto a Potenza, fate voi. Il Potenza non ha fatto granché, però su un errore enorme ha perso la partita. Quindi non so per quale motivo, evidentemente soffre di mal di trasferta. Può anche darsi, dato che io credo che questa è una squadra destinata a crescere, secondo me, che si tratti solo di rompere il ghiaccio. Per acquisire maggior fiducia. Questa è un'opinione, poi può darsi che sia smentito domani dai fatti. Oddio, speriamo di no. È chiaro, Francesco, che ci vuole anche un risultato, se vogliamo, in qualsiasi modo. Rubato. Va bene, mi hai tolto le parole di bocca, perché quello volevo intendere. Non rubato in senso negativo. Magari l'episodio la risolvi in un certo modo. Tre pari loro e tu gol. Però esatto. Dopo una prestazione come quella di domenica, io credo, non ti accontenteresti. Credo che sia l'occasione buona, ripeto, con dovuto rispetto per una squadra come la Virtus Francavilla, ma che sta facendo bene per quello che erano i programmi della società. Ma credo che dopo la prestazione di domenica tu devi andare a Francavilla e devono essere loro a preoccuparsi e non il Terno. Se sarai capace di entrare in campo come sei entrato domenica scorsa, con autorità, con la convinzione, sia già dal modo di all'approccio alla partita, dovranno essere gli avversari a preoccuparsi. Se sarai capace di fare questo, potresti anche riuscire e poi mantenere determinati atteggiamenti nel corso della gara per gli interi 90 minuti, certo. Potrebbe anche scapparci un buon risultato, magari anche pieno. Sta di fatto che la partita di domani, di solito quando è così si chiama di spartiacque, la partita di domani dovrà dare ulteriori risposte a quelle che sono le possibilità notevoli di questa squadra, ma alla fase di crescita della quale parla sempre Tedino, perché per restare al rendimento fuori casa, eccezion fatta per i due punti buttati a Rende e, se vogliamo, anche il punto con il Potenza, perché un errore hai commesso e sei stato punito, e di solito ci sono tante partite nella storia a tutti i livelli di una squadra che magari sbaglia 1, 2, 3, 4 volte, però alla fine riesce a portare in porto il risultato, ora senza poi pensare ai due punti in casa buttati con Rieti. Comunque dai alla classifica attuale del Teramo 2-3 punti in più, pur non avendo mai brillato, ecco, Maurizio prontamente ce la fa vedere, da 12 sali a 15 se non a 16, senza aver brillato se non domenica scorsa stavi a ridosso di quelle che sono le posizioni che ci certo. dicevano il Teramo potesse quelle naturali occupare. Okay. Però all'inizio del campionato può succedere di tutto e il contrario di tutto. Le 5 squadre, e concludo, accreditate alla vigilia come le più forti, quelle che si sarebbero dovute, che forse se le giocheranno, il primo posto per la promozione diretta in Serie B, 3 di queste hanno cambiato allenatore. Sì, quindi assolutamente. Qualcosa dovrà pur significare. Poi ne parleremo, perché questa mattina abbiamo chiesto a Tedino. Adesso ti faccio un po'. Non arrabbiare, ci mancherebbe. Però te oggi, stamattina non c'eri in conferenza stampa. E purtroppo purtroppo no. Abbiamo chiesto a Tedino della formazione. Eccolo là. Ecco qua. Sentiamo la risposta. Ma se sapete, sentiamo la risposta, poi. Ma lo sapete che tanto non la dà, quindi non è che fa, e non dà nemmeno le indicazioni. No. Non è che fa come tipo della Juventus, che non li puoi manco di in bocca al lupo che sta. Sentiamo.
Guardate, vi dico la verità, come spesso è successo, la formazione obiettivamente oggi veramente è difficile, perché volevo anche aprire la porta a tutti quanti voi oggi, perché obiettivamente abbiamo preparato poco, perché non sappiamo veramente il discorso proprio del recupero effettivo dei giocatori. Credo che stasera, dopo il viaggio, domani mattina alla ripresa, qualcosa di più potremmo sapere. Non ci sono problemi gravi, diciamo, di contratture, comunque di contusioni, però ci sono dei giocatori che sono usciti piuttosto malconci. Ecco, malconci vuol dire che è andato tutto e che in 60 ore non è possibile recuperare. La prima cosa da verificare in questo momento sono proprio le qualità, cioè come stanno i ragazzi. Poi, in base a questo, se per dire ho tre trombe che sono fulminate, andrò in cerca di suonare con due chitarre, ma in questo momento la cosa più importante è sapere chi veramente dal punto di vista psicofisico ha più energie. Cristini gioca. È in diffida. Cancellotti è anche in diffida per comunicazione, se volevate saperlo, lo sapevate già. Hanno fatto talmente bene che sarebbe disonesto non confermare tutti, perché la squadra ha fatto veramente un ottimo primo tempo, quindi è normale che sarebbe da confermare in toto quello che ha fatto, senza nulla togliere Andrea, che comunque è un giocatore per noi non importante, fondamentale, perché dovete capire una cosa, c'è l'atteggiamento di Andrea Rigoni, che è il capitano ed è un giocatore per noi fondamentale. È lui che in un pre-gara ha dato la casacca anche a Viero, che si era dimenticato di provare, diciamo, come sulle palle inattive. Cioè, abbiamo dei ragazzi che sono veramente bravi sotto l'aspetto, diciamo, morale, e dobbiamo portare questa non bontà, ma questa squisitezza anche nel campo da calcio, cercando di essere un pochino più sereni. Oh! Questa era la formazione che, come abbiamo titolato noi, è ancora un po' rebus. Perché? Perché quando si gioca a distanza di 3 giorni, come giustamente dice Tedino Francesco, il problema è la valutazione rispetto alla partita precedente. Cioè, nessuno è uscito, ha definito qualcuno un malconcio, ma non perché è uscito con qualche infortunio. È uscito avendo dato tutto e quindi in poche ore è difficile recuperare. Costa Ferreira in forte dubbio. Allora, vediamo le formazioni. Per la botta che aveva preso durante. Vediamo il Teramo. Che non è dovuto a problemi del passato. Questa dovrebbe essere la formazione. Dovrebbe essere. Quindi gioca quest'altro. Cancellotti è diffidato, essere. Attenzione. Cancellotti è diffidato. Qui viene la Casertana. Cristini gioca e a precisa domanda della nostra Ania, ha detto al posto di Piacentini, e Tedino dice sì, perché Piacentini è diffidato. Molti avevano pensato che domenica sul fallo da rigore avesse preso il giallo, invece no, quindi non è squalificato, rimane ancora in diffida però. Tentardini a sinistra, chiaramente al posto di Di Matteo. Spiego per chi è a casa, io e te Francesco ne abbiamo parlato questo pomeriggio, perché abbiamo messo Arrigoni, Santoro, Ilari. La valutazione che abbiamo fatto noi, e che non è così peregrina, è che il Teramo sia arrivato, Tedino sia arrivato ad una specie di consapevolezza di due coppie. Se gioca Santoro si accoppia meglio con Arrigoni, mentre Costa Ferreira, che peraltro ha anche un piccolo problemino alla caviglia, ma avrebbe giocato comunque, si accoppia meglio con Viero. Ilari non dovremmo avere dubbi, nel senso che ha segnato domenica e gioca. Bombaggi, Mungo saranno le due sottopunte, e poi la sensazione mia personalmente è che probabilmente nel giro di 3 giorni si giocherà Magnaghi, Cianci, Magnaghi, per intenderci. Ecco, questa è la spiegazione. Ti convince la mia di spiegazione? Perché sì, questa sì. Non ce l'ha data Tedino, questa formazione, sia chiaro. È una spiegazione logica. Lasciando questa formazione inquadrata, mi permetto di suggerire all'amico Maurizio, c'è da dire che il momento in cui Arrigoni darà prova di aver raggiunto una buona condizione, perché sulle
qualità e sull'esperienza, sulla bravura di Arrigoni non c'è nulla da dire, pur con la grande considerazione che tutti abbiamo per Viero. Quando Arrigoni entra in condizione, Costa Ferreira pure, giocheranno Costa Ferreira, Arrigoni e Ilari, se continua a giocare come ha giocato queste ultime due partite. In più ha segnato pure domenica e secondo me è stato uno dei migliori in campo. Il centrocampo è quello lì dove c'hai qualità, dove c'hai esperienza, dove c'hai dinamismo. C'è stato il primo tempo di Costa Ferreira che ha giocato praticamente, sì, sì, lo trovavi in qualunque zona, sì, del campo, con grande impegno, con grande esperienza. E davanti c'hai Bombaggi, Mungo, Minelli che ormai è rientrato in gruppo e io non l'ho visto mai giocare, ma tutti quanti mi dicono che è molto bravo, molto bravo. E quindi è un altro, chiamiamola punta aggiunta, mezza punta, trequartista, chiamatelo come volete, che riuscirà sicuramente utile. Magnaghi domenica ha giocato una buona gara, però forse ha ragione Tedino, dopo tre giorni giochi, poi domenica c'è la Casertana, magari anche in una partita fuori casa dove, come si suol dire, se c'è da fare a sportellate, Cianci con il fisico che madre natura gli ha dato può essere più utile, potrebbe essere Cianci dall'inizio. Però io ho capito che Tedino te lo dico subito, perché ripensavo alle tante chiacchierate in tanti anni fatte con tantissimi allenatori, soprattutto con quelli con i quali uno lega di più, quelli che si dimostrano anche più aperti al dialogo dietro le quinte, e sono tanti gli allenatori, ed ecco perché dico forse Tedino è uno di questi, che la sera prima della partita hanno pensato magari a una formazione con qualche dubbio, la mattina della partita, quando si svegliano, parlando magari con i giocatori o anche senza dialogo diretto con i giocatori, cambiano quella che era una decisione che sembrava presa il giorno prima. E tante volte Tedino, secondo me, quando ci si è avvicinati ancora di più alla partita, nel giorno della gara, ha cambiato idea perché ha pensato a soluzioni diverse e che riteneva migliori. Assolutamente. Aldo, ti convince questa formazione? Sì, in linea di massima, mi dici che Costa Ferreira ha qualche problema, altrimenti io l'avrei... Sì, il telespettatore che ci ha scritto all'inizio da casa è stato attentissimo, perché è una parte della conferenza, perché è veramente un passaggio che noi non abbiamo messo perché l'avrei spiegato io, però effettivamente è stato attentissimo, perché oggi effettivamente Tedino ha detto sì, Costa Ferreira ha un piccolo problemino alla caviglia. E la botta presa domenica, che sembrava che dovesse uscire. Poi è rimasto io per esempio in campo. Onestamente, magari potrò essere smentito dai fatti, io l'unico giocatore di questa squadra che a me proprio non piace è Cianci. E colgo l'occasione, visto che voi siete addetti e seguite il termo molto da vicino. L'anno scorso, il termo, non tutto era da buttare. Io mi sto chiedendo sempre per quale motivo è già stato... Già so dove devi arrivare! Scusate, è stato levato un giocatore che ha salvato il termo dalla retrocessione. Allora io dico, perché? Ce l'avevi un giocatore da gol, Saveriano, Infantino, che almeno... Per quale motivo? Ti chiedo... Ne abbiamo parlato tante volte. Tante volte alla prima trasmissione che c'era Iaconi seduto lì al posto tuo, io mi dichiarai dicendo che Infantino è un giocatore che non ci avrei rinunciato, però forse domenica per la prima volta abbiamo visto che cosa intende Tedino per il centravanti che partecipa al gioco, alla manovra, senza attenzione, nulla Magnani togliere. A interpretare quel ruolo, Cianci invece fa sportellato, almeno le partite che li ho visto giocare. Ma infatti Magnaghi dovrebbe essere il titolare o comunque la prima scelta e Cianci è la seconda scelta, anche se fino adesso Cianci, quando ha giocato il suo dovere in fase lottatore, ottenuta, ripeto, ma tutti questi discorsi ormai fanno parte del passato, sì. Perché il giorno in cui questa squadra dovesse, quando arriverà il periodo che ci auguriamo tutti
magari è cominciato domenica scorsa, comunque, del Teramo che comincia a rendere per quelle che sono le caratteristiche, le qualità, per quello che è il curriculum di tutti i giocatori presi, messi insieme per formare poi una squadra, tutto ciò che è stato nel passato viene dimenticato, perché certo. Altrimenti non rinnego di aver detto che Celli secondo me era un giocatore da confermare, che Proietti era un giocatore da confermare e che Infantino era un altro giocatore da confermare. Oggi avevamo Di Matteo e Tendardini, entrambi danno ampie garanzie. Peccato purtroppo per Di Matteo, al quale ovviamente facciamo tanti auguri per essere al più presto in campo. E la stessa cosa con Arrigoni e Viero, e la stessa cosa con Magnaghi e con gli altri. Comunque, non dimentichiamo che abbiamo sempre anche un giocatore come Martignago, che fino adesso non ha mai brillato, ma è un giocatore, certo, che dà ottime garanzie. E anche comunque, Minelli, che te hai detto prima, comunque, per sì, esempio. Ha ragione Francesco, guarda, vedere il Teramo del primo tempo è veramente bello da vedere. Sì, sì, triangolazioni, velocità, c'era quello, qualità e quantità. Assolutamente. Poteva veramente fare 4-5 gol al primo tempo. Allora questo mi dà molta fiducia. E voglio sperare che da qui cambi registro. Poi vedremo, perché oggi abbiamo fatto proprio domanda specifica anche sulla tenuta fisica, perché è vero, ha fatto un grandissimo, io direi più che un grandissimo primo tempo, una grandissima ora di gioco. Poi chiaramente si va incalando. Però vediamo la Virtus Francavilla invece come dovrebbe essere domani. Non ci sarà l'argentino Vasquez, ci sarà un ex, per esempio, come Zenuni al centro del campo. Perez è quello che stava all'Ascoli. Esattamente, Leonardo Perez. Non c'è Vasquez, c'è Puntoriere Nunzella davanti. Che stava Lanciano. Bravo, non sì, Zenuni è un ex. Bovo, Andrea Bovo. Lo sapevo, c'è pure è una squadra a cui manca Tiritiello, che si è infortunato sabato con il Picerno. Dovrebbe essere sostituito al centro da Marino, ma comunque Tiritiello va in panchina. Invece non c'è proprio Vasquez, ci sarà Puntoriere davanti insieme a Perez. Il centrocampo, intanto rigore per l'Atalanta contro il Manchester City, attenzione, perché questo è un momento quasi storico per una formazione di Gasperini, niente meno che contro il City di Guardiola. Teniamo un attimo la schermata della Virtus Francavilla, un 3-5-2 che è il modulo con cui spesso il Teramo si è andato a scontrare. Intanto vantaggio dell'Atalanta a Manchester contro il Manchester City. È una squadra che fino adesso la Virtus Francavilla ha dato, leggendo le cronache, vedendo gli highlights delle varie partite, grossa solidità sul piano tattico, sì. Ed è un 3-5-2 dove i due esterni, Albertina e Nunziella, viaggiano sulle fasce con una buona velocità, buona coordinazione con le varie situazioni di gioco, con i compagni di centrocampo. È una partita non facile, ma non esistono purtroppo. No, purtroppo è così, non esistono partite facili, ce lo dimostra che noi abbiamo pareggiato con Rieti e Rende. Era il periodo meno buono per il Teramo, sì. Però restano due pareggi che per adesso pesano molto sulla classifica. Assolutamente. Comunque Nunziella, per esempio, io lo ricordo a Lanciano, sì, di fascia, un bel sinistro, un bel gioco, veramente sì, sì, un buon giocatore. Anche Bovo. Bovo lo conosciamo, Pescara. Perez, sappiamo che ad Ascoli. Perez. Insomma, è una squadra che, se vedete la classifica, probabilmente. E poi vedete la formazione. Allora, se vedi la classifica, e questa è l'impressione che fa generalmente, se vedi la classifica, dici, vabbè, la Virtus Francavilla dove vuole stare? Più o meno lì. Parte destra, magari in alto, non proprio in zona. Perché Villa Fontana, esatto. Poi però vedi la squadra e dici, caspita, questa squadra è solo lì. Comunque staremo a vedere. È una squadra formata da 7-8 giocatori di livello più che buono. Per chi non la conosce, assolutamente sì. Ci fermiamo però per la pubblicità, poi parleremo anche di quello che ha detto oggi Tedino, della corsa, dell'infortunio di Di Matteo e tanto altro tra poco. Il Locomotive vince con la Juventus.
Allora, eccoci entrati in seconda parte di Proteramo. Sono cambiate un po' di cose. In Champions League è arrivato il pareggio del Manchester City. Dopo il rigore di Malinowski trasformato dall'Atalanta, il pareggio del Kun Agüero. E invece la Lokomotiv Mosca. Mi devi spiegare perché? Ma perché hai paura di dire che perché dici che l'Atalanta pareggia con il Manchester City? Ah, ho capito. È resto imbassibile. Poi dici che la Juventus sta perdendo con la Lokomotiv Mosca e comincia a ridere. Perché beh, sono io? Perché Spagna non ti rivolgi più la parola. No. Sandini, che non è che sono due tifosi della Juventus. Peggio degli ultra, ma nel senso perché io mi immedesimo adesso, dai, e quindi so delle sofferenze. Va ma bene. Tu domani vai a Milano. Ma io tanto di quello che succede. No, niente. Mi sto tanto preoccupato col termo, posso sta pensando al Milan. Allora, a proposito, abbiamo parlato dell'infortunio di Di Matteo. Lo rivediamo un po' perché, insomma, ha colpito un po'. Si è visto subito. Mm. Voi, Francesco, dal campo avevate capito. Guarda. No, quando abbiamo visto che il giocatore fermo ha alzato la mano. Girato, guarda, quando è caduto, si è girato la sì, mano. Però così dal campo può sembrare, che ne so, una distorsione. No, dalla tribuna ho visto solo che lui per terra fermo ha alzato la mano. Beh, io da sempre, no? Mi ci fece far caso un ex giocatore del Teramo tantissimi anni fa. Disse, quando uno di noi in campo rotola non si è fatto quasi nulla. Quando resta fermo. O alzi il braccio o non lo alzi, vuol dire che l'infortunio è serio. Infatti lì Di Matteo ha alzato subito il braccio fermo e rigore per il Manchester City. Rigore per il Manchester City, va Agüero per la doppietta. Sì, peraltro rottura del tendine d'Achille. Posso dire una cosa? Sì. Io ho un'impressione. Gol intanto, alcuna guerra. Può anche darsi che sia sbagliata. Sì, io sono convinto che qualche problemino al tendine se l'avesse avuto Di Matteo, perché mi sembra impossibile addirittura di generalmente il tendine Achille dà dei segnali prima, magari indurimenti, non so, questo non lo so, è chiaro che valuterà con il professor Giuliani alla clinica Villa Serena Di Matteo l'intervento. Qui lo operano? Sì, dovrebbe essere qui, alla clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo, con il professor Giuliani. All'inizio si pensava che potesse andare a Perugia. Da Cerulli. Invece no, pare che non sia così. Comunque, fatto sta che purtroppo questa... Non gli auguriamo di no a Luca, che peraltro è un ragazzo straordinario. Rischia di non giocare più, gli auguriamo una pronta guarigione, gli auguriamo che i tempi sul tendine d'Achille sono sempre abbastanza lunghi. Sì. Anche perché poi quando purtroppo, e questa è la realtà, quando al di là dell'operazione che riesce bene e poi il recupero, esatto. Il recupero di un giocatore che sta in una squadra di Serie A è un conto, con tutto il rispetto per il settore medico, fisioterapico, massaggiatore e tutto il resto, è un conto dover fare il recupero a termine. È vero che esistono delle strutture specializzate per questo genere di recupero, basta mandarlo lì e magari guadagni quei 15-20 giorni, che, ma i tempi comunque sono lunghi. Comunque speriamo. A me dispiace tanto perché prima di essere un giocatore è veramente un bravo ragazzo. Sì, assolutamente. Bravo ragazzo, bravo figlio. Molto bravo. Oh, peraltro oggi te dirò, ha raccontato un retroscena dell'infortunio di Di Matteo. Un retroscena che è avvenuto tra primo e secondo tempo della gara con la Paganese. Lo ascoltiamo. Quando ci sono questi infortuni qui, di solito l'impatto è negativo, perché si pensa a un ragazzo che partecipa con noi a un campionato. Siccome il gruppo è molto unito, molto compatto, vanno d'accordo, sono bravi ragazzi. La perdita immediata, con immediata anche diagnosi, perché si è capito. Sì. Sicuramente è stato un impatto negativo inizialmente, però credo che la spinta migliore l'abbia data lo stesso lui nello spogliatoio finito il primo tempo, sul lettino, era prodigo lo stesso, nonostante il malessere, nonostante stesse male, era prodigo nell'incitare i ragazzi, e questa è stata una cosa che a livello morale e umano contano parecchio.
Insomma, questo bel retroscena, nel senso, hai sentito Aldo, tra primo e secondo tempo di Teramo Paganese, con Luca Di Matteo, giustamente dolorante, sul lettino, i compagni di squadra sono rientrati negli spogliatoi ed era lui che li caricava per il secondo tempo, che normalmente dovrebbe avvenire il contrario, perché insomma un ragazzo che si è fatto male in quella maniera. No, ma ripeto, io l'ho conosciuto tanti anni fa, ricordo allora... Pagano aveva il negozio a Pescara e lui giocava a Vicenza. E mi ha fatto veramente un'ottima impressione, un bravissimo ragazzo, sì. Veramente un bravissimo. E quindi ti dispiace. L'unica cosa che mi lascia preoccupato per il suo futuro è l'età, perché sai, c'ha 31 anni, 31, 32. E poi bisogna vedere come reagisce anche di testa. E quindi io gli auguro tutto il bene possibile. Assolutamente. Perché... Oh, il problema però, Francesco, è che a questo punto, almeno fino al mercato di gennaio, il Teramo rimane solo con Tentardini. Non ha una vera alternativa in quel ruolo. Non lo so quale difensore... A meno che il recupero di Soprano, che sembra sempre un po' come la tela di Penelope, sembra quasi terminata e poi non lo è, aspettando il recupero di Soprano... Quando Soprano sarà al 100%, non è utopia pensare di rinunciare ai due terzini per avere una difesa a tre, ma non per scelta, ma quasi per necessità. Soprano fra qualche giorno fa tre mesi che è fermo. Guarda, si è fatto male, se non erro, il 2 o il 6 agosto. Nell'amichevole contro il Vicenza. Se non sono tre mesi, sono due mesi e 20 giorni, quindi sono 80 giorni, è un periodo molto molto lungo per trovare poi la condizione, che praticamente ha saltato tutta la seconda parte della preparazione estiva, non ha giocato e praticamente non gioca dalla fine del campionato scorso. Sì. Recuperarlo non è tanto semplice, peccato, perché è un giocatore che dava grosse garanzie. Adesso bisogna vedere se tra Iotti, Cristini, Piacentini, qualcuno di questi può giocare in emergenza o magari per dare un turno di riposo a Tentardini sulla fascia, sul ruolo di terzino sinistro o comunque di esterno sinistro. Questo poi sinceramente è complicato. È complicato, nel senso che ti ricordi che settimana scorsa te hai chiesto a Costa Ferreira, proprio te, e hai detto ma te a Trapani hai fatto il terzino sinistro, il terzino destro, che a quel punto potrebbe liberare, che ne so, Iotti, che è un mancino su quella parte. È chiaro che parliamo sempre di giocatori adattati. Esatto, di emergenza in attesa, certo. Scusate, comunque due mesi di seguito Tentardini, al quale auguriamo tutta la salute di questo mondo, può giocare, ma al di là dei turni infrasettimanali, 3 giorni, 4 giorni, insomma, no, 10-12 partite si possono giocare in seguito. Su questo fatto del recupero tra una parte e dell'altra so che non ti piace tanto come ragionamento. Una domanda a Francesco, ti do subito la parola, Aldo. Secondo te ci sarà bisogno di una punta forte? Iachini interverrà a gennaio oppure rimarrà con questa rosa? Aspetta un attimo, poi ti faccio rispondere prima Aldo che a quei... No, io ti stavo dicendo, dato che non, ripeto, al settore giovanile il Teramo non c'ha niente, poco o niente. Devo dire la verità, mi cogli totalmente impreparato. No, sai perché ti faccio questa domanda? Appunto, non so. Mi è capitata la stessa cosa, si parlava del Pescara. So che aveva Celentano, che però, che se non erro, era proprio un terzino mancino, però non vorrei dire una fesseria. No, correggetemi anche da casa se ho detto una fesseria. Dato che se il Teramo magari voi lo sapete. Che però è andato in prestito. Ah, questo. Per esempio, io per Pescara si parlava, ho visto la prima per Pescara, c'è un giocatore che per me... Pavone. Che è Pavone. Com'è che questo ragazzo non gioca in prima squadra? E così che la stessa domanda faccio al Teramo, non c'ha nessuno. Guarda, non vorrei sbagliarmi, il Teramo aveva, stavo dicendo perché prima, c'aveva un settore giovanile, su quella parte del campo aveva Celentano, però ripeto, non vorrei aver detto una cavolata, però mi sembra di ricordare, però è andato in prestito. Ma lo fa un campionato io prima, se non erro, a Cerignola. Sull'attaccante, secondo te, ti chiedono, Francesco, interverrà a gennaio Iachini per una punta forte? Non credo, là poi la valutazione la faranno Tedino e i due direttori Iaconi e Federico insieme al
presidente, ma io credo che a gennaio, se questi giocatori confermano, come ho detto prima, tutte le qualità che gli si riconoscono, e la squadra continuerà verosimilmente a migliorare, a crescere, non credo che ci saranno grosse operazioni, a meno che non ce ne sarà qualcuno in uscita, e allora verrà preso un eventuale sostituto, ma credo francamente che si andrà avanti così. Ecco, l'unico potrà essere un terzino sinistro per dare un'alternativa a Tendardini. Certo. No, io non è che non credo e non accetto il discorso ogni tre giorni, ogni quattro giorni, perché allora se parliamo di tre giorni, quattro giorni, stavo pensando pure all'allenatore che adesso sta perdendo con il Lokomotiv Sofia, là, Mosca, quello di dov'è. E allora perché, se vale questo discorso per il giocatore X, dovrebbe valere pure per quell'altro. E meno, perché ci sono certi giocatori che fanno una, due, tre, quattro, cinque, dieci, quindici partite di seguito e altri stanno affaticati, devono recuperare. È vero che hanno strutture fisiche diverse, però insomma siamo all'inizio della stagione, stiamo parlando di gente di 24, 25, 26 anni, che se giochi la domenica, poi giochi il mercoledì e rigiochi la domenica, poi c'è la settimana dopo normale, poi riprendi il ritmo. Non mi sembra che insomma questa storia, infatti, questa è un'altra cosa, delle partite che ogni tre giorni. Poi ogni tre giorni è la seconda volta che cade. Sì, lavoro, oddio, c'è stato un periodo in cui il Teramo ha avuto, questo è un periodo un po' compresso di impegni, perché ha giocato una settimana fa, ha giocato il recupero con la Sicula Leonzio il 9, poi ha rigiocato in campionato, poi adesso sì, ma scusami, ma poi ha avuto il turno di recupero con la Sicula Leonzio. Esatto. Adesso scusa, lo porto agli eccessi, ma secondo me quanti turni infrasettimanali ci sono in questo campionato? 4. Sì. 4 per sé. Mi sembra il lavoro loro è questo. Allora che deve dire quell'operaio che lavora 6 su 7? No, vabbè. Qui è quel discorso. E bisogna, sono, o no? Sono impegni diversi. Sì, ma sempre siamo lì. Adesso io sarei d'accordo con te, Francesco, se giocassero quasi sempre tre volte a settimana. Ho detto prima una cavolata, perché sono andato a controllare, Lorenzo Centano terzino destro, quindi ho detto una cavolata. Quante però non troveranno? È un terzino destro. La soluzione la trovo. Sì. Vabbè, comunque cioè, il problema è correre, ma come correre? Correre bene, appunto, non correre tanto. Appunto. Ed è quello che ha detto oggi il tecnico del Teramo, che ascoltiamo. Correre tanto è male, non va bene. Correre di meno, ma bene, sicuramente è meglio. Vi porto un esempio di nel 1983, quindi non so, qualcuno di voi non era anche ancora nato, presumo. Ecco, Michel Platini ad una domanda gli hanno chiesto: scusi, mi sembra che lei corra poco. E lui ha risposto: io corro bene. E quindi credo che è il giusto equilibrio, no? Cioè, correre tanto per correre, credo che non sia sufficiente, bisogna saper correre. C'è gente che corre magari un pochino di meno, corre meglio e copre meglio il campo perché anticipa delle giocate. C'è questo attrezzo che corre, qualcuno sa da che parte può andare, qualcun altro invece lo fa dopo che va. E quindi c'è la tattica individuale, l'intelligenza calcistica, la comprensione del gioco che batte tutto. Contro qualsiasi squadra, anche di categoria inferiore, non puoi reggere 100 minuti a quei livelli lì. Però se tu porti questo trend, questa situazione standard a più di un'ora di gioco, sicuramente avrai dei vantaggi importanti, perché magari qualche volta puoi anche non vincere, però alla lunga su 10 partite ne vinci 8, questo sì. Quindi si tratta di portare un trend di 50 minuti, 55 minuti, a portarlo a 65, 60 minuti, sarebbe il massimo dei massimi. Addirittura sì. Citando Michel Platini, che ma è lo stesso discorso che allora hanno per fatto. Chi io lo sposo completamente la tesi, perché devi sapere che nella mia umile carriera da giornalista, peraltro ogni tanto mi diletto anche con i colleghi a fare il torneo delle professioni, e io non sono uno di quelli che corre, e allora per quando uno non ha tanta voglia di correre, che non ha tanto fiato, dice: vabbè, io corro bene, insomma, come immagino facesse Platini. Però in realtà c'è un senso, anche perché prima della partita con la Paganese, ti dirò, ha detto: correvamo 12 km
ognuno a partita, adesso ne corriamo 9 o 10, vuol dire che corriamo di meno ma corriamo meglio, ed ecco che siamo arrivati lì dove volevamo arrivare, logico. Giusto? Sì. Aldo? Ha detto bene? Cioè sì. Prima si correva un po' troppo, ma questo, si spendevano tante energie. Sai perché si correva un po' troppo? Perché non eri supportato né dal gioco né da niente, quindi correvi a vuoto. Questo è importante. Invece se tu corri con la testa e il tutto è supportato da un gioco, vedrai che non ti stanchi neanche tanto. Questa è una mia, sì, sì, assolutamente, una mia opinione. Ci sono stati tanti esoneri, Francesco, un paio di esoneri importanti in questo ultimo weekend a Catania e a Catanzaro. Le due squadre che hanno deluso maggiormente fino ad ora. Oltre al Bari, che però l'allenatore lo aveva già cambiato precedentemente. Ti faccio ascoltare il passaggio in cui a Tedino questa mattina abbiamo chiesto dell'esonero dei due suoi colleghi come Camplone e Auteri, e soprattutto di come si è sentito lui in una situazione magari simile e nella quale però il Teramo non ha avuto dubbi a confermarlo sulla panchina biancorossa. Lo ascoltiamo. Allora, diciamo che un allenatore lo conoscete, è inutile che ve lo spieghi io chi è, quello che ha sostituito Cornacchini a Bari, lo conoscete, qui penso che abbia fatto delle cose molto importanti e quindi il valore dell'allenatore è indiscutibile. Per quanto riguarda Catania e Catanzaro, io conosco molto bene il valore sia di Andrea Camplone, perché lo conosco molto bene, cioè abbiamo un ottimo rapporto, e calcisticamente conosco bene Auteri, sono due allenatori top. In categoria sono allenatori considerati veramente top, ottimi allenatori, brave persone, però ci sono delle volte che magari qualche ingrediente non si incastra e succede questa cosa, succedono queste cose, però sinceramente io non sono chiamato in causa nelle società a decidere il perché e il per come. E noi allenatori abbiamo una fortuna e una sfortuna. Se abbiamo una classe dirigenziale o comunque una proprietà che credono nel tuo lavoro, siamo un pochino, tra virgolette, facilitati, no? nella nostra mansione. È normale che se pensiamo che, o si pensa che l'allenatore sia l'unico dei veri problemi e si cambia, i fatti dicono che non è spesso così. Quindi è chiaro che io non dovevo aspettare questo momento per apprezzare Andrea, Sandro e soprattutto la proprietà. Io sono sempre disposto per loro a fare la guerra, tra virgolette, ovviamente una battaglia tecnica, sono sempre in campo a lavorare, e questo posso produrre, nel senso che non ho né bacchette magiche e né soprattutto qualità di vender fumo, però lavoriamo sodo, abbiamo voglia di portare questo tipo di squadra a un livello migliore e quindi sono sicuro che alla fine ce la faremo. La situazione è completamente un po' diversa. No, è completamente diversa, perché il Teramo, al di là delle dichiarazioni iniziali, quando ancora non si costruiva la squadra, del presidente Iachini, nell'entusiasmo che giustamente aveva per aver preso il Teramo, per aver preso lo stadio e per poter dare atto ai programmi giustamente ambiziosi, il Teramo non era partito e non è partito per andare o provare ad andare direttamente in Serie B. Catanzaro, Catania e Bari, così come Regina e Catanzaro, come Regina e Ternana, sono state costruite, attrezzate per provare a conquistare il primo posto, senza nulla togliere la bravura dei giocatori, sì, sì, del Teramo. Ne stiamo parlando da quasi un'ora. Assolutamente, però queste sono cinque squadre che sulla carta sono, okay. Poi sappiamo, posso che il dire campo, una cosa? Sappiamo, aspetta, che il campo poi non sempre risponde a quello che è in fase di costruzione, di previsioni, la cosiddetta, certo, sulla carta quello è forte e quello non è forte, perché che se facevi un censimento nessuno, anche a Potenza, avrebbe detto il Potenza a una domenica dalla fine di ottobre sarà primo in classifica. È successo l'anno scorso con la Castellammare con la Juve Stabia,
tutti parlare di questo. Però posso dire una cosa? No, io sono contrario generalmente agli esoneri dei tecnici. Ok. Perché ritengo c'è situazione e situazione. Bisogna stare dentro. Sai quando bisogna esonerare il tecnico? Quando non c'ha in mano proprio la squadra. Però se non altro servono per tacitare il pubblico. Sì, perché è vero quello che dice lui, che sono squadre che hanno speso, per esempio il Catanzaro io questo l'ho detto come discorso generale. Cioè, ripeto, da lontano, non vivendo sul posto, non sapendo tutte le varie situazioni, è impossibile dire giusto o non è giusto cambiare l'allenatore solo perché una squadra invece di stare prima. Bisogna anche dire che quando vai a Vibo Valencia e prendi 5 gol e lo prende una squadra come il Catania, poi puoi anche dire sì, ma la squadra ce l'ho in mano, però questa signora è una figuraccia. Che qualche problema c'è. Come? Però succede anche che viene suonato uno come Giampaolo a Milano e non gli danno neanche il tempo di lavorare. Per quello ho detto, bisogna vedere, vedere le varie situazioni. Per esempio, Auteri, io fino a due domeniche fa, il presidente del Catanzaro, quello dello sport, ha fatto un articolo a 2 pagine, non so se l'hai letto, che parlava il presidente del Catanzaro di Auteri, che è un ottimo tecnico, un vincente, come se fosse... Io vorrei leggere quel giornale, dico scusa, ma tu che hai detto 10 giorni fa di Auteri? Questo è vero, spesso, e oggi lo cacci. Spesso però Aldo diceva bene Francesco. Tedino non è partito, non doveva vincere niente Tedino. Allora, in questo, ed è quello che volevo... Attenzione, devi vedere per esempio qui a Teramo, secondo me una riflessione che sicuramente avranno fatto Iaconi e Federico, questa squadra è stata costruita... totalmente con giocatori voluti dall'allenatore, quindi tu questa squadra adesso la mettevi in mano ad un altro allenatore, poteva essere l'inizio della tracollo, l'inizio della fine, ma ripeto, ma non c'è stato mai neanche il esatto, anche perché a tratti qualche... però una cosa devo dire adesso, visto che siamo in chiusura, non vorrei aprire un fronte molto ampio, infatti Maurizio mi dice inizia a chiudere. Ha ragione. Però vorrei anche sollevare un problema, cioè noi come persone giustamente che giudicano il lavoro di una squadra, di un allenatore, dobbiamo avere un parametro di riferimento che però il Teramo non ha mai dato. Non dobbiamo vincere il campionato, chiaramente non dobbiamo retrocedere, cioè questa squadra non ha un obiettivo, è impossibile, è troppo semplice. No, l'obiettivo è qual è l'obiettivo? Fare bene? Questo che mi ricordo, mai sentito dire? No, l'obiettivo è questo, l'hai vinto te dalla campagna acquisti. L'obiettivo è entrare nei playoff con la migliore posizione possibile, esatto. E poi vedere che cosa succede. Che vuol dire? Sparo nel mucchio e spero di prenderne una, cioè è troppo comodo. Non dai un parametro di riferimento per quale sia il lavoro che è stato terzo, fatto. Devo fare terzo, quarto, non esiste un presidente che dichiara di proprio la posizione, non ti seguo. Ossia, per il primato diventa impossibile. Attenzione, devi sempre vedere poi come si svolge la stagione, perché da qui alla prima... Ma è logico, però in partenza... ma perché quelli di Serie A? Perché l'Inter ha detto apertamente, con la squadra che abbiamo, con i giocatori presi, con quello che abbiamo speso, con Conte che dove è andato ha vinto, noi vogliamo vincere il campionato. Non l'hanno detto, hanno detto la Juventus è favorita, poi ci stiamo noi e altre 3-4 squadre, che poi non ce ne stanno 3-4, ce ne stanno quelle due e basta. Scusate, e speriamo il Napoli, perché sono un tifoso Ancelotti e del Napoli. Non scherziamo, quindi qua i programmi sono quelli di fare una stagione che magari ti porti anche al di là del risultato finale ad avere poi la certezza di avere una squadra nella quale operare 1, 2, 3, 4 ritocchi al massimo, per poi essere una delle pretendenti alla promozione il prossimo anno. Ma questi sono discorsi talmente assurdi, farli adesso, perché abbiamo giocato bene una partita e abbiamo convinto una partita. Quando ce ne saranno le prossime 7-8, vedremo che cosa si potrà dire. C'è stata una domanda per Francesco. Sì. Aspetta, qual è la punta? Qual è la punta che io rispondi te, poi facciamo rispondere. Rispondo io, però chiedo a lui se è d'accordo. Allora, ho fatto vedere tutte le punte per me. Quei nomi, da Pulitelli fino alla Padula, per me il più bravo di tutti è stato Chiodi. Allora, secondo te, tra i punti che tu personalmente hai visto, per Pulitelli, me, Chiodi, Motta, Pepe e la Padula, chi era più forte?
Sono, sai come rispondo? Come quando mi dicono chi era più bravo, Pelé o Maradona, il numero uno. Sono periodi completamente diversi, come nella Formula 1. Era più bravo Senna o Schumacher? Senna, per fermarci a quelli di oggi. Le macchine sono diverse, è un'era diversa. Pulitelli è il giocatore che nella storia del Teramo ha segnato di più. Certo, se pensi a quello che ha fatto la Padula in un solo anno, verrebbe da dire la Padula, però se pensi alla carriera di Chiodi, Stefano, e mi fermo a questi tre, la carriera di Chiodi che giocò, era il primo anno tra i professionisti, Chiodi era un ragazzino preso in prestito dal Bologna, la carriera che ha fatto, quindi per me è stato è difficile. Peraltro gli altri nomi a Motta, in questo diciamo che forse sul podio ci sono Pulitelli, Chiodi, ecco, e la Padula, forse. E te sei d'accordo? Sì, Pulitelli. Io metterei primo Pulitelli e primo Chiodi e secondo Pulitelli. Pulitelli è il giocatore che ha segnato, che ha fatto più gol nella storia del Teramo, quindi è un merito che fra 100 anni, posso dire una cosa, quando non ci sarà più, si leggerà ancora Pulitelli, il giocatore che ha fatto posso più gol. Posso aggiungerne uno lì, che magari a Teramo quando è arrivato era molto molto giovane. Altri... A parte che c'è anche Donnarumma. Oltre a Motta, la Padula, Pulitelli e Chiodi, chi ci stava? Pulitelli, Chiodi, Motta, la Padula. Motta, Pepe, la Padula, Donnarumma, no. Certamente. Sulle... Non c'era Donnarumma. Posso aggiungerne? Ecco, sul podio ci sono Motta, per me Pulitelli, Chiodi e la Padula. Pepe, okay. Posso aggiungerne uno che magari a Teramo non avrà fatto tantissimo, anche perché era giovanissimo quando è arrivato. Però molti si dimenticano, Enrico Chiesa. Signori, sì. Enrico Chiesa. Cioè, è probabilmente il giocatore che di tutti quelli ha fatto la carriera più scintillante. Cioè, insomma, tu pensa, giocatore. Tu pensa, Enrico Chiesa. Adesso sembra assurdo, facemmo un'amichevole, io ero presidente a Caldari contro i Chieti un giovedì. Mm. E c'era il mio amico Mario Mancaniello che mi disse: guarda che cambio di passo che c'ha questo giocatore, ed era Enrico Chiesa. E il figlio? Eh sì, è uguale. C'ha lo stesso cambio di passo. Va bene, vediamo il turno di domani. Caro Maurizio, lo so che ho fatto tardi, ti chiedo scusa già da adesso. Domani Virtus Francavilla Teramo, ore 15, poi tutte le altre, Paganese, Viborese, Potenza Cavese, Rende Simula Leoncio, Bari Catanzaro, Ternana Avellino, Bari Catanzaro. È da vedere domani. È da vedere, domani sera, queste sono quelle con il trattino sulle 20:45 fino alla fine. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Aldo Fattore e Francesco Di Francesco, grazie per essere stati con noi. Do una comunicazione di servizio, capisco che adesso molti si... Non dire che la Juventus sta perdendo. Martedì prossimo non ci saremo, ci perché martedì prossimo ci sarà Juve Stabia Pescara, turno infrasettimanale di Serie B. Al nostro posto ci sarà Andrea Costantini con Diretta Stadio e Paolo Renzetti dal Menti di Castellammare di Stabia. Noi ci vediamo martedì 5 novembre dopo la partita interna contro... Per quanto riguarda Costantini, non so come va a finire stasera. Buonanotte!